In tutte le aziende è cresciuta l'esigenza di una sempre maggiore tutela dell'incolumità delle risorse umane, del patrimonio aziendale e della riservatezza dei dati sensibili. In uno scenario in cui restano comunque preoccupanti i numeri relativi agli infortuni sul lavoro e aumenta per le aziende che operano nei mercati globali il rischio rappresentato dal terrorismo e dalla criminalità. Tutti aspetti di un unico problema, a cui è stato dedicato un convegno nazionale all'auditorium della Guardia di Finanza all'Aquila, incentrato sulla strategia della sicurezza integrata, con la partecipazione dei massimi esperti nei settori della security, del safety aziendale e dell'intelligence, tra i quali anche il capo della polizia, Franco Gabrielli. Un ritorno per lui all'Aquila, dove ha ricoperto l'incarico di prefetto nel difficile post-terremoto. Per Maurizio Ardingo, del Consiglio Nazionale dell'Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, la strategia da perseguire è quella di integrare e coordinare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Con questo convegno ci aspettiamo che ci possa essere un'accelerazione che integri sinergicamente questi tre mondi, le figure del safety manager, del security manager, affinché la sicurezza sia globale, non solo nei luoghi di lavoro, ma negli ambienti di vita. Facciamo un caso emblematico. Io ho avuto l'anno passato la fortuna di essere il safety manager di Expo Milano 2015. Noi lì avevamo un'intelligence e una security che hanno funzionato, perché sostanzialmente se noi non abbiamo avuto la bomba nel sito è perché loro sono stati bravi. Avevamo di controllo ai varchi, avevamo un'intelligence che funzionava. Ma qualora avessero bucato l'intelligence, era chiaro che noi safety, con le forze dell'ordine, dovevamo comunque intervenire, tant'è che abbiamo redatto 18 scenari emergenziali e li abbiamo testati tutti nel semestre di Milano. Questo è un modo sinergico di vedere la sicurezza globale a 360 gradi.